Ciao a tutti, oggi nuovo video di prodotti finiti. Sono devastata, fa caldissimo, fa veramente un caldo boia. Vabbè, ho fatto qualche lavoro fuori in giardino, quindi mi vedete un po' in giro trasanda, a parte il make-up ovviamente, perché stamattina ho lavorato, per cui ho realizzato questo trucco un po' particolare. Perché vabbè, ho fatto un semplice smokey sui toni del marrone. Gli ho appiccato qualche glitter nella parte centrale. Questo colore arancio fluo angolo interno e lo stesso ombretto grattandolo un pochettino mischiato col Fix Plus l'ho poi utilizzato per realizzare queste lentiggini insieme a anche il marrone, quindi non solo diciamo questo rosso aranciato, ma anche il marrone. E mi ero fatta anche la puntina del naso dello stesso colore, quindi un pochettino sull'aranciato, che poi adesso è venuta via perché mi sono soffiata il naso e anche il rossetto avevo, insomma, vabbè, soliti miei esperimenti e make-up, così, un po' così, esperimenti. Però insomma a me non dispiace come look un po' particolare, ovviamente non da tutti i giorni, è volutamente ricercato, è volutamente un po' particolare e queste lentiggini sono volutamente di questo colore per richiamare proprio il punto luce creato sull'occhio. A me piace, ovviamente adesso, cioè sono passate ore, ero al lavoro stamattina, adesso sono le 5 e mezza, 6 di sera, per cui ci sta che non sia proprio impeccabile, però fa niente. Partiamo con i prodotti finiti degli ultimi mesi. Purtroppo devo smaltire questo sacchetto di roba che ho, quindi man mano, quando ho tempo, cerco di farveli vedere, però appunto sono prodotti finiti, non recenti, ecco, quindi sono prodotti che ho da un po'. E alcuni sono magari vecchi che ho terminato anche un po' di tempo fa, ma che sono ancora lì perché non ero ancora riuscita a mostrarvi. Altri invece sono delle novità, quindi dei prodotti che magari avete visto negli scorsi video haul, e che appunto nel frattempo ho terminato. Allora, partiamo subito. Prima cosa, struccante, uno struccante di Fior di Magnolia, questo qui, che è una linea che potete trovare all'Eurospin, quindi un prodotto low cost. È un latte detergente delicato, viso, occhi per tutti i tipi di pelle, con estratti di camomilla con vitamina A e D. Lascia la pelle morbida, idratata e fresca. Io in realtà mi sembrava di avervelo già mostrato questo, non so come mai. Potrebbe anche essere che in realtà ve l'ho già mostrato e poi è ritornato qua, boh, vabbè. Allora, che dire, è un prodotto semplicissimo da supermercato low cost. Non l'ho acquistato io, ma forse io ho in mente che in qualche video vi ho detto che siccome mia mamma andava magari a fare la spesa all'Eurospin quando abitavo a casa con lei, se stavo terminando un prodotto, magari gli dicevo: guarda, prendimi questo, guarda che mi sta finendo lo struccante, prendimi il bifasico piuttosto che prendimi il latte detergente. E lei prendeva un po' a caso quello che trovava e anche io fino a poco tempo fa non mi facevo chissà quali problemi, provavo un po' di tutto quello che capitava, ecco. Quindi questo qui appunto l'aveva acquistato lei e l'ho utilizzato, non mi ha fatto impazzire sinceramente, ma io non amo particolarmente in realtà i latte detergenti, diciamo che li apprezzo di più in inverno. D'estate non li amo particolarmente, ma in generale diciamo che preferisco le acque micellari, hanno due funzioni ovviamente diverse perché l'acqua micellare più che altro la uso per struccarmi, però siccome sono molto pigra mi capita di utilizzare solo l'acqua micellare senza poi andare a risciacquare, anche perché in realtà l'acqua micellare si potrebbe usare così. Io preferisco, se riesco, comunque poi detergermi con una mousse, con un latte detergente, un gel detergente, quello che è. Però effettivamente non sempre lo faccio, quindi l'acqua micellare è quella cosa che mi permette di dire: vabbè, dai, non ho voglia, passo solo quella e poi passo il tonico, eccetera, eccetera. Ops, essendo un prodotto low cost, ci può stare, nel senso che è proprio così, senza infamia, senza lode.
E l'inci non è proprio il top, ma non è neanche schifosissimo, nel senso che comunque per i primi posti non c'è niente di, come si dice, sconvolgente. Niente di sconvolgente neanche il prodotto, ecco, semplicissimo latte detergente low cost da supermercato da pochi euro perché costerà 1 euro, 2 euro. Poi, terminati questi patch occhi, questa confezione, sono della marca Seta Blu, che è praticamente un brand made in Italy. Io questi li ho trovati in un negozietto di cinesi. Contiene 6 patch occhi, quindi praticamente 3 coppie, in hydrogel, pelle tonica compatta, lifting antirughe, non cola, no, assolutamente, anche perché sta bene aderente, quindi mi sono piaciuti. Ci sono le zanzare, mannaggia, mi stanno rompendo l'anima. Vitamina E, collagene e acido ialuronico, effetto. Mi stanno pungendo, effetto freddo. Devo dire che mi sono piaciuti, li ha usati anche Nicola, quindi 2 paio li ho usati io e 1 paio li ha usati lui. Per il prezzo che hanno, che mi sembra si aggirasse intorno a 1-2 euro, mi sono piaciuti. Se li ritrovassi potrei anche ricomprarli perché devo dire che mi hanno lasciato veramente la pelle molto liscia. Morbida, effettivamente appena tolti la zona del contorno occhi era bella liftata, non aveva rughettine, il contorno occhi era rinfrescato, avevo uno sguardo più riposato, quindi devo dire che mi sono proprio piaciuti. Quindi sì, potrei ricomprarli. E niente, sono questi qui. Mamma mia, che fastidio queste zanzare. Poi un bagno schiuma, questo qui di Natura Verde Bio, eccolo qui, questo l'avevo preso ad acqua e sapone, se non sbaglio, sì, è un detergente corpo biologico certificato ICEA, addolcente, delicato, foglie d'olivo e fiordaliso, senza parabeni, SLES, petrolati, coloranti, siliconi, eccetera, eccetera. Allora, dolcente e delicato, sì, direi di sì. A me sinceramente non è piaciuto. Scusate se mi gratto, ma veramente mi stanno mangiando. Scusate. Ah, poi vi parlo anche di questo, che è una mia invenzione. Vabbè. Allora, a me, dicevo, non è piaciuto praticamente per niente, cioè nel senso sì, faceva il suo dovere, lavava, faceva pochissima schiuma, aveva un odore che non mi piaceva, un profumo proprio non... un profumo, sì, delicato, di fiore, ma di fiore andato a male, boh, non mi piaceva, faceva pochissima schiuma, era molto liquido, quindi come me lo mettevo sulla mano si disperdeva, quindi non riuscivo neanche a lavarmi bene perché appunto non faceva schiuma, ma non mi dava neanche la sensazione di avermi pulito. Quindi veramente non mi è piaciuto, non vedevo l'ora di finirlo, ho terminato via e non lo ricomprerò, sinceramente. Non mi ricordo il prezzo, sono 500 ml, quindi un bel po', non costa tantissimo. Però sinceramente non mi è piaciuto. Magari potrei tentare con altre profumazioni, ma questa no. Però anche la consistenza, cioè non è solo una questione di profumo, era proprio la consistenza che non mi piaceva perché era veramente troppo liquido e non mi sembrava mi lavasse bene, quindi no. Poi, terminato il mio amato shampoo antigiallo, questo qui della L'Oreal, che è quello, diciamo, top, quindi il miglior shampoo antigiallo mai provato, anche se io gli ho trovato un'alternativa low cost molto molto valida. Ve ne ho parlato sicuramente in qualche video, ma poi probabilmente vi farò un video dedicato dove vi spiegherò bene tutto quello che ho combinato con i miei capelli, perché ovviamente ora è la situazione di nuovo cambiata perché sono praticamente azzurrini. Ve ne ho parlato nello scorso video,
ma in realtà quando appunto li avevo sul grigio, per evitare che diventassero gialli, la mia salvezza appunto sono stati questi shampoo antigiallo. Lui in primis, che ovviamente è quello che costa un pochettino di più e lo potete trovare intorno ai dagli 11 ai 15 euro a seconda di dove lo acquistate. L'alternativa low cost che ho trovato io siamo intorno ai 4-5 euro e lo potete trovare al DM, ma ve ne parlerò. Comunque mi piace perché è di quelli densi, quindi viola, viola intenso e bello denso, bello corposo, in modo che aderisce bene al capello e fa il suo dovere egregiamente. Io lo usavo in realtà tenendolo in posa prima dello shampoo, quindi non sotto la doccia come se fosse uno shampoo normale, ma quasi come se fosse una colorazione. Che andavo a fare un lavaggio sì, un lavaggio no, era una menata veramente, i capelli grigi sono una cosa. Se ci state pensando e li volete fare, sì, belli, ma ve lo sconsiglio perché vi rimangono belli 2 giorni, due, poi basta, poi dovete stargli dietro, una menata. Bestie che camminano. Però insomma lui ottimo, comprato e ricomprato più volte perché tra tutti è quello più valido. Alternativa low cost sempre per quanto riguarda shampoo appunto antigiallo, c'è anche questa. Questa però non è quella che mi piace di più, quindi è sicuramente una alternativa low cost, super low cost, perché questo costa 1 euro e qualcosa, 1,99 euro forse, comunque meno di 2 euro. È un bel boccettone da 250 ml. Ah, qua c'è scritto 300 ml, qua 250, ma com'è possibile? È possibile? Boh, vabbè, magari sì, vabbè. Io ogni tanto non capisco i formati, come diavolo sono, vabbè. Questo è di Balea, quindi DM, l'avrete visto sicuramente nei miei video. L'avevo acquistato insieme al balsamo della stessa linea. Mi sono piaciuti e li ho acquistati soprattutto in emergenza. Nel senso che quando appunto volete un qualcosa che costi poco, siete in emergenza, volete un prodotto antigiallo oppure qualcosa da tenere anche nella vasca, nella doccia, insomma, dove vi lavate i capelli. Da utilizzare proprio come shampoo e non come questo che utilizzavo, diciamo, quasi come impacco. Allora questa potrebbe essere un'ottima alternativa. Oppure quando volete fare volume, quindi mischiare più prodotti. A me mi è capitato di mischiare questo con questo e il balsamo, proprio per avere più consistenza, più crema colorata e non andare ad utilizzare però solo questo che se l'avessi utilizzato solo lui su tutto il capello. In modo così abbondante l'avrei finito in pochissimo e questo costa. Quindi a volte per diluire questo utilizzavo questo. E anche il suo balsamo che non mi è dispiaciuto neanche lui. Questo ha il appunto solito colore violetto, ma molto liquido. Quindi in realtà non ha quell'impatto colore sui capelli una volta andato a sciacquare, come invece ce l'ha questo che quasi li tinge, li colora. Questo semplicemente dà un riflesso, toglie un po' il giallino, ma non li tinge, ecco, non li colora. Però ecco, non male come prodotto così veloce e potrei consigliarlo a chi magari ha già il capello grigio, quindi a delle signore un pochettino più anziane che hanno magari già il capello grigio e vogliono solo mantenerlo un po' più luminoso. O il bianco, anche i capelli bianchi che non rischiano in modo così prepotente come me che esca il giallo perché comunque si stanno già ingrigendo loro di natura, ecco. Quindi questo potrebbe servire per tenerli solo un pochettino meglio, con un colore un po' più brillante, più argentato, più bellino, idem il suo balsamo. Per il prezzo che ha, sicuramente si possono provare. Se poi non vi trovate bene, basta, non li acquistate più. Però per 1,90 euro, quello che è, secondo me si può assolutamente provare. Quindi io questi li ho presi più volte, credo che li abbiate visti anche in qualche altro video di prodotti finiti. Ciò significa che nonostante non sia il top, non mi sia dispiaciuto, ecco. Quindi lui. Poi. Oh, che ci fa qua dentro questa invece? Una BB cream. BB cream Garnier, anche di questa credo di avervi già parlato.
È la mia BB cream preferita. Io, vabbè, truccandomi praticamente tutti i giorni o quasi, tendo a preferire il fondotinta o comunque per lavoro utilizzo il fondotinta. Le BB cream in generale non mi piacciono molto. L'unica che mi piace e che tollero, anzi a volte apprezzo, forse più del fondotinta soprattutto in estate, è proprio questa qua di Garnier, quella per pelli miste grasse. Perché mi fa un bellissimo effetto, comunque coprente, non troppo, ma coprente. Sulla pelle non mi dà fastidio, non mi pesa, non la sento pesante. Molto luminoso come effetto, allo stesso tempo però non unto, quindi comunque rimane abbastanza opaco. Poi sì, magari tendo un pochettino a lucidarmi, ma anche oggi ovviamente sono un po' lucida. Ma perché? Perché ho utilizzato il Face and Body mischiato con un po' di Studio Fix, quindi comunque ho fatto un mix di due fondotinta, uno opaco, ma l'altro invece bello luminoso, quindi comunque è leggero, quindi non ho un'alta coprenza, e un effetto un po' più luminoso sul viso, ma che d'estate ovviamente preferisco rispetto allo Studio Fix che uso d'inverno, che mi va, non mi dà fastidio neanche d'estate, però è sicuramente più pesante, si vede di più e preferisco qualcosa di più leggero. E questa sicuramente per l'estate potrebbe essere un'ottima BB cream per chi ama appunto il genere. Questa è la tonalità medium, purtroppo ci sono solo due tonalità, la light e la medium. Io ogni tanto faccio i mix, quindi le ho entrambe, ma le ho anche qui, vedete che, cioè non vi dico stupidaggini, qua ce n'è una e doveva esserci anche una. Questa è una light, ma dovrebbe esserci una medium in giro, esatto, che me l'ero portata per il weekend, vedete, ce le ho ancora. Questo era tra l'altro il formato credo vecchio, sì, perché sono diverse, quindi questa è un'edizione vecchia, un packaging vecchio, ma sono la stessa cosa. E le ho, insomma, così, entrambe, le utilizzo con piacere, mi piacciono, basta poco prodotto e a me piacciono, ecco, che devo dirvi. E niente, quindi quando le trovo in offerta, magari abbinata con qualche altro prodotto Garnier, mi è capitato di trovarla abbinata allo struccante, l'acqua micellare, scusate, che io tra l'altro uso, per cui ancora meglio. Quindi questa sicuramente ve la consiglio. Poi, terminato anche questo boccettone di chiamiamolo, come lo devo chiamare? Balsamo, maschera, crema post shampoo, comunque questa mi è stata regalata dal parrucchiere da cui ero andata, che avevo fatto il capello appunto grigio e me l'aveva regalata proprio quel giorno quando ero andata, lo stesso parrucchiere da cui poi ho fatto il viola, che ora non vedete più in realtà, però vabbè, vi rimando al video che magari ve lo metto sotto nell'info box, dove vi parlo un attimino dei capelli e così, così capite meglio di cosa sto parlando se non lo sapete. Comunque, sta di fatto che il parrucchiere da cui sono andata, da cui ho fatto il colore, mi ha regalato questo boccettone. Non credo che fosse pieno, non era pieno quando me l'ha dato, però comunque, insomma, bel gesto. È appunto un prodotto professionale, quindi usato, diciamo, nei saloni. E praticamente una crema post trattamento, dov'è l'italiano? Che sigilla i nuovi legami creati da Builder, che non so cosa sia, boh. Forse il colore. Apporta nutrimento, idratazione, lasciando i capelli morbidi e setosi. Quindi vabbè, lo usavo praticamente come una sorta di maschera post shampoo. Quindi come le classiche maschere che utilizziamo, lasciavo in posa qualche minuto, il tempo di lavarmi il resto del corpo e poi andavo a sciacquare. Era una favola. Ovviamente l'INCI non è proprio il massimo, cioè vabbè, alcol, acqua al primo posto, alcol al secondo, sto guardando se ci sono particolari schifezze, sodium e DTA, ancora alcol, glicerina, acido citrico, glicerina, potassio,
sorbate, sodium benzoate. Ma io ero convinta che ci fossero dei siliconi, perché l'effetto è esattamente quello dei siliconi, ma in realtà non ci sono. Sono rimasta abbastanza stupita, perché pensavo fosse una schifezza, invece non lo è, non è al 100%, diciamo. E veramente wow, cioè l'effetto erano super morbidi, setosi, pettinabili, soprattutto perché il mio problema è che ci metto 2 ore e mezza a pettinarli. Cioè è una cosa sconvolgente, cioè veramente, veramente una fatica, perché sono indisciplinati, sono secchi, 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 tutti annodati e quindi faccio veramente fatica proprio a pettinarli. Questo era una favola, veramente. Io li sciacquavo, erano super morbidi, 2 spazzolate erano perfetti. Quindi mi è veramente dispiaciuto finirlo. L'ho centellinato perché non volevo finirlo, quindi l'ho alternato ad altri prodotti. Poi c'era il boccettone di così grande in giro che mi dava anche fastidio, e quindi mi sono messa il cuore in pace, ho detto: ascolta, è da finire, sfruttiamolo prima che scada, finiamolo con piacere e ciao. Io questo non ho la più pallida idea di dove si possa acquistare, dovrei chiedere a lui se vi interessa, magari mi informo. Comunque il marchio è Natur e non lo so, sinceramente non l'ho mai sentito e non l'ho neanche mai visto in giro. E tra l'altro qua c'è scritto Only Professional Use, quindi solo per uso professionale. Quindi non so se è reperibile da qualche parte o se bisogna proprio fare riferimento esclusivamente ai parrucchieri, poi per poterlo magari avere, non ne ho idea. Comunque veramente ottimo. Allora, maschera viso, quante ne ho? Quante ne ho di maschere viso? Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. Allora, no, 5. Vabbè, allora, una questa qui di Cowgirl. In realtà ho staccato la parte sopra, quindi non so se c'era scritto altro. È una maschera viso purificante all'argilla. Queste qua le potete trovare alla Lidl e niente, è appunto una maschera che ha proprietà purificanti, contiene bardana, limone, ha un'azione detossinante, rende la pelle più liscia, luminosa, purificata e rende insomma il colorito più uniforme e radioso. Ovviamente, come al solito, ve lo dico sempre: le maschere a me piace tantissimo farle, sono un amante delle maschere, tutto quello che volete, però è normale che in una sola applicazione di un prodotto non possiamo vedere i miracoli. Devo dire che mi è piaciuta perché non è di quelle che seccano la pelle, assolutamente no. L'ha effettivamente purificata, rinfrescata, quindi al risciacquo io ho sentito la pelle molto fresca, morbida, liscia, allo stesso tempo idratata, quindi non secca e irritata, fastidiosa, assolutamente no. Mi è piaciuta come sensazione, mi è piaciuta come mascherina e quindi insomma non male, sì, potrei anche riacquistarla, perché no, ne ho ancora un'altra, erano due, non male, dice prodotto in Italia, ovviamente non è come si dice, un prodotto biologico. Però insomma, un prodotto assolutamente low cost che, ripeto, potete trovare alla Lidl. Io non so, non ho idea se da qualche altra parte, ma non credo. Io per questo marchio l'ho visto sempre solo lì, quindi non lo so. Poi Balea, questa qui, peel off, come si può intuire, è la parte sopra, o sì, sopra di un'altra, o sopra o sotto, non lo so. Forse le ho già usate entrambe in realtà. Allora, maschera viso peel off per pelli miste, purifica in profondità la pelle, formula arricchita con amamelis, estratto di albicocca. Allora, sì, carina, molto carina, mi piacciono le peel off perché sono comode, nel senso che siete lì in sciallezza e non avete voglia di alzarvi per andarvi a sciacquare, semplicemente la andate a rimuovere togliendola, strappandola. L'effetto purificante c'è, non esagerato, ecco,
secco, ma in generale io con le peel off sinceramente non lo riscontro così tanto, lo riscontro forse di più con le argille piuttosto che le maschere peel off, sono sincera. E dopo l'esperienza avuta con una peel off che mi ha praticamente strappato la pelle dal muso, sono un pochettino titubante, a volte preoccupata nell'applicarle, perché quella è veramente stata una tragedia. Mi ha fatto proprio male la faccia staccarla, cioè non riuscivo a staccarla, era come avere un cerotto, e presente quando vi strappate che vi fa male, proprio male. Mi ha fatto la ceretta in faccia praticamente, mi ha staccato tutti i peli. No, a parte gli scherzi, veramente lo sto stressando, la farò vedere. Non è nei prodotti finiti perché in realtà non la finirò mai praticamente, però devo ricordarmi di farvela vedere. Terrificante, non so veramente come sfruttarla perché... Boh, non lo so. Vabbè, comunque, tornando a noi, queste costano veramente pochissimo, sono mascherine da 79 centesimi che potete trovare appunto al DM. E niente, non mi è dispiaciuto per niente, ma lasciato l'effetto del viso era, dopo l'applicazione era luminoso, quindi non è che mi ha stretto o purificato i punti neri, i pori, però sicuramente mi ha dato più luce, come se mi avesse tolto quello strato grigio di pelle morta che avevo sul viso, rendendolo quindi più fresco e più luminoso. Sì, una mascherina semplice ma carina, ecco. Potrei assolutamente comprarla. Questa invece è una maschera per capelli. Questa è di Beauty Network, acquistata al Tigotà. Non so se avete già visto il video. Boh, non lo so. Comunque, ne ho acquistati 4 perché erano in promozione e perché mi davano parecchi punti, diciamo, sulla tessera e costavano pochino, comunque. Bustina da 20 ml. Io ci ho fatto come si dice, due utilizzi, anche se secondo me l'ho proprio tirata, cioè nel senso era un po' poco, forse tutta è troppo, ma dividerlo in due risulta poi troppo poco, quindi in realtà sì, ne utilizzerei diciamo 2/3, sarebbe la quantità ideale per un'applicazione, e l'un terzo che manca è un po' troppo poco, quindi magari si mischia con qualche altra maschera se si vuole utilizzare, però... Insomma, vabbè, io l'ho divisa in due, a questo punto mettetela anche, ma anche per una questione di conservazione, ecco, che non mi piacciono gli sprechi, però cioè, se volete metterla su tutta ci sta, ecco, soprattutto se avete i capelli lunghi, ovviamente io li ho lunghi, però ho voluto fare un po' il braccino corto. E, questa è ovviamente un prodotto, come si dice? Biologico, ma in realtà non c'è certificazione. Beauty Natural è appunto un marchio che potete reperire da Tigotà e ci sono diversi prodotti, ho provato diverse cose. E niente, no parabeni, no siliconi, no oli minerali, no petrolati, no paraffina, no SLES, eccetera, eccetera, no derivati animali, non coloranti sintetici, niente, nulla praticamente, tutto no, no, no. E niente, insomma, questa qua all'avena dice che era per capelli ricci o mossi. Io in realtà erano quattro tipologie diverse di maschere, le ho prese tutte e quattro per cambiare. Quella per ricci o mossi mi aspettavo che magari me li districasse un po'. Ha fatto il suo dovere, ma niente di eccezionale. Ecco, una maschera normalissima che. Come effetto molto simile a quella che sto utilizzando anche in questo momento, all'olio di oliva di MD, che è super 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 low cost, sta finendo tra l'altro, quindi a breve probabilmente vi parlerò anche di quella. Diciamo che non ho riscontrato un effetto wow, ecco, però buona, ci sta. Non la ricomprerei perché secondo me come rapporto qualità-prezzo non ci siamo, nel senso che questa, ok, ce n'era una in omaggio, quindi fai che costava 70 centesimi, magari 80 centesimi. Io ne ho prese 3, quindi facciamo 3 euro diviso 4. In realtà, meno di 1 euro, cioè meno di sì, 50 centesimi circa, però neanche, un po' di più forse. Però sono 20 ml, quindi comunque ci sono tante buone maschere in commercio.
in formati più comodi rispetto alle bustine, che a me stanno anche più scomode perché poi magari in doccia ho le mani bagnate, non riesco ad aprirle. Infatti mi è successo altre volte con altre cose che volevo utilizzare le bustine, poi ero lì nella doccia non riuscivo, quindi o chiamo Nicola e me la faccio aprire, ma se per esempio lui non c'è e mi sto facendo la doccia che lui non c'è, a volte ci devo rinunciare perché sono lì che litigo, pure anche con i denti, ma niente da fare, non riesco ad aprirle, quindi pazienza. Quindi comunque, secondo me, il rapporto qualità-prezzo della bustina e della maschera non si equivalgono, cioè io preferisco la maschera con la sua confezione, col suo packaging classico e non le monodosi, ecco, però non male. Poi maschera, sempre viso, invece questa qui, questa è di Luvli o non so come diavolo si dice, in realtà è strappata la parte sopra, quindi non potete vedere, ma è un marchio che potete trovare al DM ed è praticamente una collaborazione con Paolo Maria, non so in realtà chi sia sta Paolo Maria, però è una linea a base di miele che mi piace molto. Ho preso il tonico, ho preso le maschere, questa maschera al miele è ottima, molto buona, profumo delicato, molto idratante, mi è piaciuta molto, tant'è che l'ho già riacquistata. Questa viene anche questa 76 centesimi, 79 centesimi, una roba del genere, divisa in due, quindi questa è una e c'è l'altra parte che ho ancora, ma ne ho un altro forse paio già insomma riacquistate perché questa mi piace molto, costa poco, per cui la riprendo sempre quando vado al DM. Tiene un po' di cose, non è ovviamente biologico, però comunque l'inci non è male. A me questa è piaciuta molto, quindi considerando poi il prezzo, la straconsiglio, non costa una cacchiata, quindi si può provare. Poi maschera thailandese, quindi questa è una delle maschere in tessuto acquistate in Thailandia, questa è della linea di marchio Milatte, non so come tutte le maschere thailandesi, in realtà se posso reperirle di nuovo da qualche parte, sui siti quelli coreani che vendono appunto skincare coreana, sicuramente ci sono miliardi di maschere di questo genere. Non so queste in modo particolare se riesco, posso riuscire a reperirle, ma diciamo che poco cambia, cioè nel senso gli effetti sono molto simili tra una maschera e l'altra. Io me ne sto rendendo conto perché ne ho prese tante diverse di diversi brand, ma più o meno l'effetto è il medesimo. Cambia magari leggermente la maschera all'interno. Questa tra l'altro ha il coraggio di essere ancora. Ah, è ancora bagnata, non ci posso credere. Questa è ancora inzuppatissima. No, non ci credo, questa la uso poi. Fatta così, bella, bella grande, bella comoda, bagnatissima, inzuppatissima di siero. Questa sta qua dentro da chissà quanto tempo ed è ancora tutta bella sierosa. Ottimo, 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 ottimo. Questa era l'aloe. Quelle all'aloe vanno per la maggiore, diciamo, sono. Ne ho diverse, diciamo, all'aloe e sono quelle, diciamo, che si trovano più spesso. Dici di tenerle in posa 15-20 minuti. Le maschere in tessuto sono vero relax, secondo me, perché io almeno non riesco a fare niente quando ho la maschera in tessuto. Già con le altre sì, perché comunque vado, faccio, mi muovo, faccio mestiere e tutto. Con quella al tessuto vuol dire rimanere così e quindi è proprio vero relax, quindi mi piacciono molto. È tutto scritto in coreano, non so io quale lingua, perché essendo io l'ho acquistato ovviamente in Thailandia, ma sono comunque prodotti coreani. Infatti c'è scritto Made in Korea, quindi non ci capisco niente. Ah, ecco, c'è qualcosa in inglese. Un'alta concentrazione di aloe idratante, contiene appunto pura aloe vera, purity 100%, vabbè. Che dà idratazione, rinfresca e dice da doppia funzione di questo prodotto che aiuta a sbiancare e a ridurre le imperfezioni, quindi sia idratante che appunto effetto
alla fine non è che sbianca, però illumina. Devo dire che mi piacciono, ecco, mi piace proprio perché sono belle, 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 pregne di prodotto e appunto c'è ancora dentro, tra l'altro, vabbè, e nulla. Poi, finito un detergente viso di Borsari, questo mi era stato regalato, Armonia Suprema. Sapeva di rosa come profumazione, è una crema di pulizia viso, quindi ha uno stile, sì, scusate, stile mi è uscito perché Borsali stile italiano dal 1870, allora mi è venuto stile. È proprio una consistenza di crema, quindi più simile a un latte detergente piuttosto che a un gel, diciamo così. Quindi una cremina bianca, molto molto liquida come consistenza. Deterge e strucca con delicatezza per una pelle vellutata e morbida. Utilizzare con un dischetto di cotone o massaggiando con i polpastrelli. Può essere risciacquata. E infatti sì, io la utilizzavo così perché non è che me la lascio su poi. Ottimo profumo, molto delicato. Molto delicato anche il prodotto. Non andava bene per struccare, quindi non lo utilizzavo per struccare il viso o gli occhi, ma lo utilizzavo proprio come se fosse un detergente viso. Non vi so dire molto di più perché questa ce l'ho da parecchio tempo in realtà. Mi piace il packaging così molto, molto essenziale, comodo comunque anche per come latte detergente, non mi dispiaceva, l'ho usato anche con col Foreo. Non faceva tantissima schiuma, ecco, a me in realtà piacciono le cose che fanno un pochettino più di schiuma perché mi danno l'idea di, non so, pulirmi meglio, concezione mia, ma non è che è per forza così, eh. Però ecco, essendo appunto molto liquidina, mi aveva proprio più l'effetto di una lozione, cremosa piuttosto che di un qualcosa di detergente, ecco. Molto delicata. E idratante, per quello che dico, quasi mi sembrava come se fosse una crema molto liquida, che però appunto andava a pulire il viso e poi veniva sciacquato. Non credo che la riacquisti, a parte che non so neanche dove potrei trovarla, sinceramente, io questa qua, perché appunto era in realtà l'hanno regalata mia mamma e poi lei ovviamente. Quello che magari non usa o che ha in avanzo, che gira poi tutto a me, soprattutto in quest'ambito, ecco. Quindi non vi saprei dire molto di più perché non l'ho acquistata io, quindi non saprei neanche dove andarla a riacquistare. Mi è piaciuta perché comunque era un qualcosa di veramente delicato. E se, quando lo utilizzavo era proprio quando io volevo qualcosa che mi andasse a lenire, idratare. E a comunque pulire, ma in maniera veramente super delicata, e questo lo faceva. Poi, cos'altro ho qua dentro? Finito anche questa, ma io qua dentro ho anche del mio, ma non ci credo. Mamma mia, vabbè. Finita questa, qua dice base lavante eudermica, crema detergente non schiumogena ad alta risciacquabilità. Questa in realtà l'ho usato un po' come sapone generico, come detergente generico. Inizialmente l'ho usato, per il corpo, poi non mi piaceva perché appunto non faceva schiuma, quindi non mi dava l'idea di lavarmi. L'ho tenuto in doccia e lo utilizzavo per lavare il viso. Devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto proprio impazzire. Dice praticamente utile per i lavaggi frequenti delle mani e per lo strucco. L'alta risciacquabilità permette un notevole risparmio d'acqua nei lavaggi. Questo è vero. Perché effettivamente veniva via subito. Anche questa è una consistenza più latte detergente, più infatti crema detergente anche questa, liquidina, delicatissima, sarà una caratteristica delle creme detergenti,
come dire, effettivamente si sciacquava subito, nell'immediato, quindi una passata veloce e veniva via tutto. Anche questa in realtà mi è stata regalata, se non sbaglio, è di Most e non mi ha fatto impazzire, ecco. Non è, senza infamia, senza lode. Ed è questa qui. Non l'andrei a ricomprare, non tanto perché non mi è piaciuta, ma anche per questa. Non è che non sono prodotti che non mi sono piaciuti. Sono molto delicati, sono molto simili come tipologia, quindi crema fluida, detergente, quindi molto delicata, poca schiuma, idratante, quindi un effetto comunque delicato sul viso, ma morbido, ecco, che lasciava comunque il viso bello morbido e liscio, idratato, però non è il genere di prodotto che mi piace, ecco, voglio qualcosa di un pochettino più strong, che mi faccia capire che mi sto lavando, ecco, che non mi sto mettendo una robina così che poi si sciacqua e ciao, ma qualcosa che mi dia proprio l'effetto lavante, e questi almeno su di me e per me hanno un po' quella pecca, che non mi danno quella sensazione. Sono comunque degli ottimi prodotti, però non sono il genere di prodotto che mi piace, per cui per questo motivo credo proprio che non li ricomprerò. A meno che li trovo da qualche parte in super offerta, super sconto, allora lì vabbè, con gli sconti sì, va bene tutto. Finite, utilizzate, vabbè, questo si fa la svelta a finirle perché è il trattamento di una settimana, quindi in una settimana lo utilizzate, lo finite. E sto parlando delle fialette di Alverde e fiori di Bach. Ottimo, 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 ottimo trattamento, mi è piaciuto tantissimo. Sarà che sono un po' in fissa con tutte queste cosine qua, quindi non con quei prodotti magari quotidiani che magari mi stufano un po', ma con maschere, mascherine, fialette, fialettine, trattamenti vari, insomma, da utilizzare una tantum. E queste qua che potete trovare da DM, appunto, sono di Alverde, sono strepitose, ottime, mi sono piaciute molto, tant'è che ne ho già acquistate due confezioni. Uccelli che fanno dei rumori strani. Ma cos'è? Ma lo sentite? Scusate un attimo. Sì, è un uccello ma non vuole smetterla. Tra l'altro sono arrivata lì fuori, c'era pure un gatto che lo puntava lì così, guardava su, poi ha visto me è scappato. Vabbè. Cosa stavo dicendo? Appunto, ne ho già ricomprate due confezioni e io le utilizzo principalmente nei cambi di stagione. Quindi quando appunto preparo la pelle per una nuova stagione, un cambio di appunto temperatura. L'ho utilizzata appunto primavera. In realtà, devo dirvi la verità, cioè in realtà tra l'inverno e la primavera, scusate, e adesso avrei voluto iniziare il nuovo ciclo, quello appunto che tra primavera e estate, ma sta stagione ha fatto un po' tutto quello che voleva, non si è capito più niente, ha fatto un po' caldo, poi freddo, poi ha fatto un maggio che sembrava novembre, non si capiva più niente e poi improvvisamente caldo, sto caldo pazzesco che veramente fa morire.
E quindi insomma non l'ho ancora fatto e credo che inizierò un'altra confezione settimana prossima. Di oggi siamo a che giorno è oggi? Martedì, la inizierò lunedì perché mi piace fare dal lunedì alla domenica. All'interno potete appunto trovare le varie, ovviamente qua adesso non ci sono, le varie fialettine di diversi colori con diverse funzioni. La fialetta blu effetto idratante, la fialetta verde effetto antiossidante e antinquinamento, la fialetta gialla effetto antirughe. Quindi è proprio un ciclo completo, super intensivo, molto 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 valido, carino, mi sono piaciute, tant'è che appunto le ho acquistate. Vi consiglio assolutamente di provarle se appunto passate da DM e le trovate. Io l'altra volta ne avevo prese due confezioni perché siccome non ci sono sempre, non sono di facile reperibilità, c'è stato un periodo in cui non si trovavano più, quando le ho viste al volo le ho prese, però ultimamente in realtà lo sto sempre trovando, quindi secondo me è un prodotto che potete tranquillamente reperire sempre, ecco, non è una limited edition per cui ci sta. E ovviamente Alverde, per chi non lo sapesse, è un brand biologico tedesco. Certificato Natru e anche vegan. Poi acqua micellare biologica delicata dei provenzali, questa qui è della linea alla Rosa Moschita. Anche questo è un prodotto cosmetico biologico certificato 100% made in Italy, dice. Non ha un altro tipo di certificazione biologica in realtà, però vabbè. È appunto con estratto di rosa moschetta, come tutta la linea appunto rosa moschetta dei provenzali, senza alcol, senza profumo, peli normali e miste. Strucca delicatamente viso, occhi e labbra grazie alla sua innovativa struttura micellare. Vabbè, questa mi è piaciuta. Pagata anche pochino, non mi ricordo se 2-3 euro. Quindi un ottimo prezzo comunque per un prodotto biologico. Sono 200 ml. Ovviamente, se vogliamo parlare di fare di paragone a livello di prezzo, sicuramente c'è qualcosa di meglio, nel senso che come quantità. 200 ml, magari troviamo un'acqua micellare a 400, di 400 ml che costa uguale, quindi non si parla di quello, però per essere un prodotto biologico ci sta. Profumo di rosa non vomitevole quanto il tonico, quindi questo comunque per chi ha provato il tonico magari ha paura e dice Madonna mia, magari quella puzza uguale, questa no. Comodo anche abbastanza comodo, anche l'erogatore così, anche se io preferisco quelli classici che aprite e versate voi, perché così dipende dal getto, il getto com'è, e quindi rischiate che magari comunque vi vada in giro. Madonna mia, sta zanzara, che fastidio. Mi è piaciuto sicuramente come Madonna, le tigre veramente, zanzare tigre, non so perché esistono, le odio, sono immuni a tutto quelle stronze. Cosa stavo dicendo? Niente, insomma l'erogatore non mi fa impazzire così, anche se poteva essere una cosa intelligente, però... ripeto, rischiate che lo schizzate schiacciando così, lo schizzate un po' ovunque, mi è capitato per quello che ve lo dico, poi ho imparato a dosare il getto e a come metterlo, però carino, un prodotto che comunque anche questo se dovessi trovare in offerta potrei tranquillamente riacquistare. Poi, finito un'acqua profumata. Questa è vecchia come me, proprio vecchia, vecchia, vecchia come me. È di Kiko, sì. Niente, mi era stata regalata Platinum Acqua, era il nome, e quindi era questa qui così. Carino, molto carina la confezione, il packaging così in vetro essenziale, senza troppi ghirigori. Durava pochissimo, durava niente praticamente. Il profumo, vabbè. Me lo ricordo. No, il profumo era dolce,
Dolce, delicato, sì, un po' da vecchia, niente di particolarmente eccezionale e ovviamente essendo un'acqua profumata e non un profumo, non un eau de toilette, scusate, no, sto dicendo una stupidaggine, non è un profumo ma un'acqua profumata. Per cui la durata era un po' quella che era, ecco. Sicuramente non lo ricompro, ecco, era un regalo e l'ho utilizzato e fine. Poi, altro shampoo, visto? Altro shampoo antigiallo, sempre appunto di L'Oreal. Come vedete non è lo stesso, ma sono proprio due. E non mi ricordavo che ne avevo in giro un altro, quindi questo per farvi capire quanto mi piace questo prodotto, che appunto ne ho terminate due confezioni. Veramente ottimo. Poi deodorante balea, anche questo l'avete visto, rivisto e stravisto, è uno dei miei preferiti, questo qui al maracuja, che poi è il fruit passion. E mi piacciono, ve l'ho detto in tutti i video in cui ve li ho mostrati. Non prendeteli come dei deodoranti super efficaci, c'è scritto anche 24 ore qua, quello no. Fanno loro nei limiti, ecco. Non pensate di uscire adesso fuori con sto caldo 40 gradi o mettervi insomma in macchina a guidare e pretendere di rimanere asciutti e puliti e profumati, perché no, però sicuramente profuma, dura poco, però è piacevole, ecco, spruzzare un po' su tutto il corpo anche. Io li adoro, li compro sempre praticamente. Ne ho diversi anche di questi, ve li ho mostrati spesso. Anche nello scorso video di prodotti finiti ce n'erano dentro un paio di questi qua. Ne ho altri in bagno, quindi sono veramente prodotti che continuo a riacquistare. Quindi vi consiglio di provarli anche perché il prezzo è molto basso, 1,19 euro, 1,29 per 200 ml. Quindi se capitate di M, provate. Tutt'al più vedete che non è abbastanza efficace per voi, non lo riacquistate più o lo usate come acqua profumata come faccio io. Io di solito metto d'estate, d'inverno no, metto anche da solo. D'estate, dove magari abbiamo bisogno di un attimino più di efficacia, di protezione, mi metto il roll-on classico sotto le ascelle e poi questo qua invece spruzzato sopra. Poi, altro profumino terminato, questo, anche questo è un regalo, credo che lo potete trovare da Sephora. Questo mi era piaciuto molto. Fleur de Jasmine, Eau de Toilette, Soli Notes. Sì, si vede tutto cancellato. E era molto buono, questo freschissimo. Mi era piaciuto molto. Questo è stato un regalo di una vecchia responsabile, sì. E niente, questo durava anche abbastanza. Questo devo dire che mi era proprio piaciuto. E nulla, carino, non lo ricompro perché alla fine vado sui prodotti, sui profumi low cost, per cui se trovo profumi comunque low cost non vado a spendere di più per altro, ecco, mi accontento. E a proposito di profumi low cost, ecco qui, tra l'altro è successo qualcosa, è lui che perde, boh, c'è qualcosa che ha perso, non so cosa. Comunque, ecco qua. Un esempio perfetto di profumino low cost, e questo è uno dei miei preferiti in assoluto come fragranza tra quelli dei Tesori d'Oriente. Questo è la Mamma, olio di argan e fiori di arancio. Per me è uno dei più buoni, insieme a quello ai fiori di loto, che tra l'altro ho anche quello, sì. Ottimi veramente, e costano pochissimo, li potete trovare dai 2 euro, 3 euro, massimo 4 per 100 ml. Molti sono dupe di profumi famosi. Vi farò un video dedicato a parte dove vi dirò le varie corrispondenze di questi profumi con appunto quelli famosi.
E se pensate a questo, in realtà il prezzo è veramente ottimo perché 100 ml per appunto un profumo che poi è molto 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 simile a un originale che costa molto di più, ovviamente è un affare. A me durano, durano tanto, c'è chi dice che non durano, pochissime persone, però c'è chi mi ha detto, ma a me non durano, a me durano, sinceramente a me durano, molto di più degli altri che vi ho fatto vedere. E poi diciamoci che se volete spendere, se avete i soldi da spendere per 60-80 € di profumo per 100 ml originale, fate pure. Io non so quanto può essere, quanto può effettivamente durare di più e quindi quanto può valere la spesa del profumo originale. Io preferisco spendermi 3 € e spruzzarmi più volte questo. E ci sta, secondo me. Quindi io questi li, quando li trovo in offerta a meno di 3 euro, cerco sempre di trovarli a meno di 3 euro, di acquistarli quando costano meno di 3 euro, li prendo. Ci sono diverse fragranze, diverse profumazioni, ripeto, questa è una delle mie preferite, ma mi piace molto anche quella dell'orchidea, quella del dragone, quelle fiori di loto. Quelle che mi piacciono meno sono quelle, diciamo, grigie classiche. Per esempio, ho avuto anche muschio bianco, quella, per esempio, quella che è una di quelle che mi piace meno, di quelle che ho provato. Però sono veramente ottimi e tra l'altro diciamo di ogni linea, in ogni profumo c'è anche il corrispondente bagnoschiuma, sia in versione barattolo che tubo. Io per esempio adesso ne ho due di quelle a fiori di loto e di queste che sono le mie due preferite, quindi avevo preso anche il bagnoschiuma grande che piace anche a Nicole, lo sta utilizzando lui in questo momento. E quindi questi ottimi ve li consiglio, provateli, costano poco, cioè non è che vi sto consigliando di acquistare il Mercedes che poi non vi piace, è un profumino, voglio dire, si può provare. Poi, terminato un olio di mandorle, questo qui di Omia, questo è un olio certificato ICEA, quindi biologico. Non unge, si assorbe bene, è un olio di mandorla, avevo pagato pochissimo tra l'altro, questo sono 100 ml, l'avevo pagato in offerta 2 € e quindi mi ricordo che l'avevo preso al volo, questo l'avevo utilizzato un po' per tutto, principalmente sul corpo e di solito l'olio di mandorla lo utilizzo principalmente zona cosce, quindi pancia, dalla pancia in giù, ecco, e molto comodo. Confezione piccolina, ci sta anche il fatto che sia in plastica, in modo che, come vi dicevo, forse per altri oli, magari danno l'idea di qualcosa di meno pregiato, però il fatto che sia in plastica vi permette di metterlo anche in doccia ed utilizzarlo subito prima di uscire dalla doccia sulla pelle ancora, bagnata, umida, in modo che si assorba subitissimo, in un nanosecondo, non vi lascia unte. Non è un olio molto unto, però comunque è un olio, quindi sicuramente sulla pelle bagnata è meglio. E appunto non rischiate che vi scivoli, si cada, si rompe, che facciate un macello, perché appunto è in plastica, però è in plastica appunto scura per conservarlo meglio. Questo mi è dispiaciuto quasi proprio di finirlo, in realtà mi è durato tantissimo, qua c'era scritto PAU di 6 mesi, io credo di averlo utilizzato anche per un anno, perché non lo utilizzavo spesso. E devo dire però che mi aspettavo di trovarlo irrancidito, di trovarlo non buono. In realtà, vabbè, il profumo è un profumo delicato che sa di niente praticamente. E, comunque no, era intatto, cioè non mi ha dato nessun tipo di problemi. Non l'ho trovato irrancidito, non l'ho trovato andato a male assolutamente, nonostante fosse sicuramente superata la data di scadenza dall'apertura, ecco, superato il PAO, però mi sono trovata molto bene. Quindi niente, questo dipende sempre dal prezzo, perché ormai ci sono determinate cose che tengo a mente, comunque le quantità, quanto le ho pagate per fare poi un paragone. Questo in offerta 2 € 100 ml, ci sta, è un ottimo prezzo. Calcolate che quello provenzale, che mi sembra è 2,50 o 200, adesso non ricordo, io l'avevo trovato in offerta sui 4-5 euro, ma potete trovarlo anche a più, potrebbe arrivare anche ai 7-8 euro. Quindi comunque 2 euro per
100 ml ci può stare, è un ottimo prezzo. Quindi se dovessi trovarlo ancora in offerta, potrei riacquistarlo, sì, perché no, comodo, anche così piccolino, anche da portare in giro se volete, è comodo. Poi, terminato uno shampoo, Pantene, il classico Pantene viola a corpo e volume che io e mia mamma utilizziamo da praticamente sempre. Mi è capitato di riacquistarlo quando ho avuto dei problemi con i capelli che appunto erano ingestibili. I prodotti biologici non facevano al caso mio in quel momento perché erano troppo secchi e troppo rovinati e purtroppo non era sufficiente l'effetto, soprattutto del balsamo che mi dava un prodotto biologico. Soprattutto volevo un qualcosa che fosse veloce e immediato perché ero stufata di mettermi 3500 cose sui capelli, uscire e metterci un'altra ora e mezza per pettinarmeli. Per cui avevo trovato in offerta e avevo riacquistato due confezioni di questi. Tra l'altro una ce l'ho in uso ora e sta finendo. Perché mi sono sempre trovata bene con questo shampoo. Questo è quello 2 in 1, quindi shampoo e balsamo. E io lo preferisco così. Mi lascia i capelli belli puliti, morbidi. Effettivamente il balsamo fa il suo dovere. E devo dirvi la verità, io quando lo utilizzo faccio molto meno fatica poi a pettinarmi i capelli rispetto a. Per oggi ragazzi è tutto, vi ringrazio per aver guardato il video e vi saluto e al prossimo. Ciao ciao!